Quella di domani alla Rechi non sarà una gara come tutte le altre per il tecnico del Pescara Roberto Breda. Oltre 200 presenze, molte delle quali con la fascia da capitano, con la maglia della Salernitana. 6 stagioni e 2 promozioni, dalla Serie C alla Serie B e dalla Serie B alla Serie A. Sarà la decima volta che Breda sfiderà quello che rappresenta il suo passato più bello da calciatore. Bilancio per ora in perfetta parità, 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. E sarà la quinta volta che da allenatore tornerà alla Rechi, che ha espugnato una sola volta nel 2010. Da tecnico della Regina. Salerno, che lo ha visto anche allenatore per una stagione e assessore della giunta comunale guidata dall'attuale governatore campano De Luca. Stavo facendo il corso a Coverciano, il supercorso, e mi è stato detto di fare questa avventura. È stata un'avventura bellissima, perché poi avere anche una responsabilità civica, civile, è bella, bella. Sono molto contento di averla fatta, però quando poi ho avuto l'opportunità di tornare ad allenare a Reggio Calabria non ci ho pensato neanche un secondo. Poi non so se ho fatto bene o male, perché la carriera politica non è male. Salerno, sì, non è che devo dire tanto, perché per me è stata sicuramente la parte più importante della mia carriera da giocatore, perché al di là dei risultati, il fatto di essere capitano, il fatto di fare tanti anni, di essere stato per un periodo anche il giocatore con più presenze della storia. La Salernitana, logico che non è una piazza come tutte le altre, ci mancherebbe. Dai ricordi alla dura realtà attuale, il passo deve essere per forza breve. Il KO con la Cremonese ha fatto ripiombare l'ambiente nello sconforto, ma la settimana ha portato alcune buone notizie. Balzano e Bocchetti tornano disponibili, Drudi e Asensio sono tornati in gruppo. E poi i movimenti di mercato, con gli innesti dei due danesi, il difensore Frederik Sørensen e l'attaccante Jens Odgaard, in prestito dal Sassuolo. E le partenze di alcuni esuberi come Miloš Bočić in prestito alla Pro Sesto e Edgar Elizalde in prestito alla Juve Stabia. Sul discorso dei due ragazzi nuovi, sono ragazzi che sicuramente hanno delle ottime qualità, si sono presentati bene tutti e due, anche se poi Edgar è arrivato solo ieri, però già da stamattina si è visto che ha tanta voglia di far bene. Portano qualità, portano anche struttura, perché sono due bei corazzieri anche. Sørensen è un difensore che può giocare sia a 4 che a 3 a destra, e là eravamo un pochino carenti. E anche, insomma, l'attaccante, il ragazzo davanti, c'ha belle caratteristiche, insomma, è una punta vera, che secondo me ha dei grandi margini di miglioramento, non per quello che ho visto oggi, un pochino per quello che ho seguito in questi anni, e che può far veramente bene. Breda ha la certezza del 3-5-2, ma con i nuovi innesti di mercato ha iniziato a lavorare anche con la difesa a 4. Nel primo caso Balzano, Bocchetti e Jarosinski, trio di difesa, Bellanova e Masciangelo Quinti, gli interni Memmusciai, Valdifiori e Omeonga, Setere e Galano in avanti. In caso di difesa a 4, Macin prenderebbe il posto di Bellanova per giocare a supporto delle due punte. Di contro una Salernitana che ha disputato un ottimo girone d'andata fino a 3 partite fa, quando è arrivata una frenata molto brusca, 3 partite consecutive perse senza mai segnare e con 10 gol al passivo, motivo per cui il tecnico Castori ha portato la squadra in ritiro da martedì. Mancheranno gli squalificati Žižek e Andre Anderson. In attacco Djuric, Tutino e Gondò si contendono 2 maglie. Noi dobbiamo aspettarci una partita diversa da quella che hanno fatto con l'Empoli, perché intanto perché giocano in casa e perché credo che siano particolarmente arrabbiati. Poi giocano, recuperano a metà campo anche 2 giocatori di temperamento che erano squalificati, e a maggior ragione diventa una partita, insomma, un po' diversa da quella. Nelle loro difficoltà, che i risultati dicono che ci sono e anche i gol subiti, noi dobbiamo prima di tutto appunto pareggiare il temperamento e poi certo usare quelle che sono le nostre armi che mettono dentro tante alternative. Tanti gli ex, oltre Breda, Jarosinski, Maestro e Busellato da una parte, Gionber, Koulibaly e Antonucci dall'altra. 34 i precedenti alla Rechi, con ben 20 vittorie della Salernitana, 7 pareggi e 7 successi del Pescara, l'ultimo nel dicembre 2018, quando i biancazzurri di Pillon passarono 2-4 con tripletta di un super Mancuso. Direzione di gara a Valerio Marini di Roma 1, che ha 6 arbitraggi con il Pescara, una sola vittoria in Coppa Italia col Sud Tirol, un pareggio e 4 sconfitte, l'ultima Regina Pescara 3-1 di questo campionato. Non meglio la Salernitana, 7 direzioni, 0 vittorie a fronte di 2 pareggi e 5 sconfitte.